Nihil sub sole novum, diceva un antico detto. Sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti, anche oggi, sotto un bel cielo terso e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché, grazie al tempo, il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. 3 vittorie su 3 è la statistica chiave per presentare la partita di oggi di una squadra che ha certamente superato la sua fase di rodaggio. Giocano con una fiducia in se stessi che sfoggiano solo le grandi squadre. Ne hanno vinte 3 di fila e non c'è ragione di pensare che non proveranno a continuare la striscia vincente. Non credo che siano del tutto imbattibili, questo è chiaro. Nonostante i risultati positivi, hanno lasciato intravedere qualche crepa e la partita passerà anche da questi punti deboli. Partiti. E con questa partita inizia la seconda metà della stagione. Ramirez la mette in avanti. E trova il compagno. Muriel, splendida reazione del portiere. Gli lega la gioia del gol, che parata! Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Nessun attaccante riesce a raccogliere il traversone. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Milano non si fa intimorire quando gioca lontano dal proprio stadio, infatti non perde in trasferta da 5 partite. Attenzione al tiro! Conclusione sul fondo. Non si scherza con questo giocatore, ha sfondato centralmente, doveva solo essere più convinto nella conclusione. Decidono di giocarla all'indietro. C'è la palla lunga, in avanti. La butta via e fa respirare la difesa. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Un avvio equilibrato con una conclusione per parte. Milano, in questo periodo, ha un calendario particolarmente denso di impegni. Sì, è vero, quando devi giocare molte partite di seguito a distanza di pochi giorni il rischio di infortuni aumenta. Bisogna saper dosare le energie, gestire tutta la rosa a disposizione, dare anche spazio alle seconde linee. Cercano l'azione veloce. E se vi foste sintonizzati solo ora, tranquillizzatevi, la partita è ancora sullo 0-0. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Kakà. Silvestre. Regini. Codella in avanti, palla lunga a cercare il compagno in avanti. Vediamo se può, tenta la conclusione, segna lui! Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro.
si spezza l'equilibrio dell'incontro. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Pallone lungo in verticale. Ramirez. È davvero una bella serie di passaggi questa. Palla messa fuori, sarà tiro dalla bandierina. Sbroglia la situazione. A sinistra con il passaggio. Bella apertura. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Palla verso la porta. È stato splendido il portiere e ha detto di no. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. Gioca con un pallone lungo. Scatta verso il pallone. Ci mette una pezza. Questo errore potrebbe essergli fatale. Ramirez. Silvestre. Lungo passaggio in avanti. Libera al momento giusto. Kakà. Shevchenko. Può calciare. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Sembra che manchi loro un po' di cattiveria, specialmente nel reparto offensivo. Non sarei sorpreso di vedere un paio di cambi nel secondo tempo. Iniziano i secondi 45 minuti. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Regini recupera un pallone importante. E passa. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Ottima progressione, palla al piede. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. La gioca in profondità. Ramirez scatta verso il pallone. Se ne va. Numero. Regini. Cerca lo spunto. C'è il tiro. Il portiere dice di no. Che salvataggio da parte del portiere! Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. È ben posizionato e spazia via la palla. Albertini. Provano a partire in velocità. Si fa vedere. Può andare. Gullit. Non può essere certo soddisfatto della sua conclusione. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore.
Hanno già riconquistato palla. Ramirez. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Grandissimo! Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Niente di fatto, azione interrotta. Regini. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Nesta, riconquista la palla. Tocco morbido. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Si ferma qui la manovra. Cerca l'uomo là davanti. Ottimo il fraseggio. Trova il compagno in ottima posizione. Occhio! Il portiere si oppone. Vicinissimi al gol del 2-0. Grazie a lui la sua squadra è ancora in partita. Grande parata questa. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Calcio d'angolo battuto corto. Messa in gioco dunque. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. E qui forse meritava un giallo. Il richiamo per adesso è solamente verbale. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Mette in mezzo il traversone. Attenzione, siamo in zona pericolosa. Può tentare la conclusione. Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Sarà amareggiato. Con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. Milano ha optato subito per un altro cambio. Van Basten, pronto ad entrare, cercherà di continuare il suo buon momento in fase realizzativa. Finalmente, l'utilità di questo giocatore per la squadra la conosciamo tutti. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Riceve in ottima posizione. Continua ad avanzare verso l'area. Soltanto rimessa laterale qui. Pallone in mezzo. E va a colpire di testa. È mancata un po' di precisione. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Questi sono gli ultimi minuti di gioco, non devono sprecare tempo in questo possesso palla.
meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Gullit, devono buttarla in aria e sperare. Libera tempestivamente, libera al momento giusto, provano a ripartire da dietro. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Regini. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. E questa è stata una prova davvero poco convincente. La squadra ha deluso da diversi punti di vista, soprattutto troppi errori. Una prestazione deludente la loro. Dopo aver subito il gol nel primo tempo non hanno dimostrato la capacità di reagire. La nostra telecronaca termina qui. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani.